Vendola, abbiamo contribuito a farle leggere. Abbiamo, io personalmente, abbiamo, col blog, quando si è candidato alle regionali di Puglia, l'altro contendente era uno che voleva, era un uomo di Caltagirone, voleva comprarsi il più grande acquedotto d'Europa, che è l'acquedotto pugliese. E allora ho mandato una truppa, l'abbiamo fatto un'intervista, e andatela a vedere sul blog. Non ha peli sulla lingua e dice le cose come vanno dette. Lei per chi votava prima, signora, glielo posso chiedere? Sì, io ho sempre votato Rifondazione. Lui è l'arte della complessità della politica, è una supercazzola. Come è diventato governatore delle Puglie, cosa ha fatto? 5 inceneritori con la Marcegaglia. E quando entra alla Confindustria c'era la Marcegaglia che se lo voleva anche fare, ma lui niente. Ho votato sia sinistra che destra, ma non tanto perché sono di sinistra o di destra, per le idee che in quel momento proponevano le diverse persone. E sono stata una delusione entrambe, quindi non mi sento comunque di appartenere alla sinistra o alla destra. È l'onda della rete, del web, io ho dato un'accelerata. Questa politica è morta, è finita, lo sanno, sono spariti, stanno facendo il movimento 6 stelle. E prima dove votava, glielo posso chiedere? La sinistra. L'ultima volta, per dire la verità, ho votato a Di Pietro. E allora il tesoriere del PD, che perché non stanno zitti? Il tesoriere del PD dice i rimborsi elettorali, ma noi non è che non possiamo prenderli, non li dobbiamo prendere, li abbiamo già spesi. Cioè, siamo sotto 40 milioni di euro, li hanno spesi prima di prenderli. Vuol dire che vanno in banca e si fanno scontare i soldi che non sono i loro. Te vai in banca, ti sputano in faccia, a quelli riscontrano un debito di soldi che hanno rubato ai cittadini. Ma è pazzesco! Perché credo in questo movimento ed è giusto che questi politici se ne vadano a casa, ormai hanno rotto i coglioni. Posso chiederle dove votava prima, che partito o che parte politica? Guardi, io sono là nel centro-sinistra.